Oggi a terza pagina il curioso caso di un bracconiere americano condannato a guardarsi film di Bambi, ma subito prima una graphic novel dedicata al genio di Miles Davis. Papà trombettista jazz, quindi comunque ho sempre associato la tromba al jazz, ho sempre avuto questo suono anche in casa, lui che si allenava così, quindi ho iniziato ad ascoltare più musica del solito, ho riconfermato Miles come una passione che comunque già avevo, ho iniziato a leggere la sua autobiografia, a leggere libri, ascoltare, alla fine ho detto devo fare un libro su di lui. È veramente un esempio di una persona che ha sperimentato per tutta la vita, che ha voluto migliorarsi sempre, far evolvere proprio la musica, l'arte. Il lavoro che ho cercato di fare è proprio quello di utilizzare il linguaggio del fumetto, quindi a partire dall'utilizzo della griglia, della gabbia proprio del fumetto, quindi come scandire il ritmo della narrazione, all'utilizzo del colore in particolare, e usare questi elementi per cercare di dare, trasmettere appunto quella sonorità che poi il fumetto non può dare. Cioè se arriva per esempio ai proprio dei colori acidi per il periodo più elettrico rock, oppure anche utilizzare, per esempio nel secondo capitolo che racconto della nascita del cool jazz a partire dal bebop, lì è stato abbastanza didascalico, per esempio ho scelto proprio, alterniamo delle vignette sempre quadrate, ritmate, color seppia a delle vignette più cinematografiche sui toni blu, e quindi piano piano aumenta questo blu sempre di più fino a quando vediamo Miles, Gil Evans che incidono e suonano in questa atmosfera completamente fredda. Il 19 dicembre 1851 muore a Londra, nel quartiere di Chelsea, William Turner. Pittore e incisore, icona dello spirito del romanticismo, ha dipinto i paesaggi più luminosi, sognanti e pieni di senso dell'ineffabile nella storia delle arti figurative. Caratteristiche queste che gli valsero l'appellativo di pittore della luce. Da anni andava a caccia di cervi e si sospetta che ne abbia uccisi oltre un centinaio. E per giunta lo faceva per puro divertimento. Portava via con sé, infatti, soltanto le corna e le teste, lasciando il resto dei corpi a marcire, riferisce la CNN. Macabri trofei di caccia amati da questo ragazzo statunitense David Barry Jr., 29 anni. Probabilmente troppo pochi per poter ricordare uno dei classici di Walt Disney, Bambi, il cerbiatto amato da generazioni che dal 1942 ha ispirato pace e amore per la natura. La condanna di Barry entra in una lunga lista di pesca e gare illegali sue e della sua famiglia, ha affermato un agente della contea di Newcastle, Pennsylvania. Aveva già scontato un periodo di libertà vigilata per reati a danno della fauna selvatica, ma a quanto pare non è servito a molto. Ecco allora che il giudice ha pensato questa volta di infliggergli una pena esemplare, condannandolo ad un anno di carcere, durante il quale una volta al mese dovrà assistere alla proiezione proprio di Bambi. La tua mamma non tornerà mai più. Forse la scena della morte della madre del dolce cerbiatto, avvenuta per mano di un bracconiere come lui, riuscirà a fare breccia meglio di quanto abbiano fatto finora le restrizioni della libertà personale. Vieni, figlio mio.